Sono tante le donne vittime di violenze e soprusi. Per loro a Sassari la Brigata e l'Associazione Mondiale per i Diritti Soror Optimist hanno organizzato un corso di autodifesa. Ho avuto delle violenze da quando avevo 12 anni sino a 18 anni e tuttora tengo dentro questa cosa perché non sono mai riuscita a dirla a nessuno per paura comunque di non essere creduta, visto che comunque ero giovane. Ognuno ha la propria storia, un passato di maltrattamenti, violenza fisica e anche psicologica. Donne vittime di soprusi che spesso non hanno mai denunciato. Nella tua esperienza personale hai subito dei maltrattamenti? Sì. Di vario genere, in famiglia e anche con un mio ex ragazzo. Hai mai denunciato? Denunciato no, per paura. Prima da un compagno e poi da una persona estranea. Non ho mai avuto il coraggio di denunciare, per vergogna, per paura. Hai voglia di rifarti una vita? Ci stai provando? Sì, con tutte le forze. Per loro da circa un mese c'è un piccolo ma prezioso aiuto in più. La Brigata Sassari e il Soror Optimist Club di Sassari, organizzazione mondiale per i diritti delle donne, hanno infatti organizzato un corso di difesa personale, non solo per imparare le tecniche fisiche, ma soprattutto per infondere loro maggiore fiducia e sicurezza. È utile fare attenzione a quei segnali, comportamenti o atteggiamenti che possono presagire un comportamento violento o un'aggressione. Quindi, proprio per creare una consapevolezza della propria capacità a difendersi e quindi creare una reazione a un attacco violento che può essere sia fisico che psicologico.